Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con un altro episodio della nostra modalità carriera allenatore con il Bari. Mi scuso per gli episodi precedenti dove abbiamo simulato, o meglio, ho simulato tutte le partite e queste cose qui, quindi vi chiedo scusa, ora si torna a fare sul serio. Vi ricordo ragazzi che abbiamo 4 punti di vantaggio su Pescara, il nostro Bari, in classifica. Quindi oggi abbiamo da praticamente giocare la partita col Bologna. Magari la spalla simuliamo, poi giochiamo con la Roma e col Sassuolo. E poi ci saranno le ultime 4 per l'ultimo episodio. Siamo carichi ragazzi? Dai, tutti a tifare Bari, un bel mi piace qui, dovete lasciarlo per questo video, non mi deludete e poi alla fine mi lasciate anche un bel commento. La formazione ragazzi è questa qui, con Cherry punta centrale, voglio dargli fiducia, anzi, vi dirò di più. Metto Kozak, me l'avete detto più di qualcuno di schierarlo e quindi lo voglio mettere. E poi al posto di Buselato c'è Zanellato. Ormai ragazzi avete visto sono quasi tutti oltre il 70 i miei giocatori. Si sta riprendendo Lombardi, poi vabbè Bani è squalificato. Quindi mano a mano stiamo creando veramente una bella squadra. Quindi leggenda 4 minuti coperto, si va nel match. Si comincia ragazzi, è tutto pronto. Dobbiamo affrontare assolutamente questo Bologna con la consapevolezza che possiamo veramente veramente fare bene. Tutto gremito, diciamo, lo stadio veramente ci tengono a questa partita. Si comincia. Anzi, prima di iniziare la partita devo far vedere la formazione del Bologna. Zuba, Rizzo, Giaccherini, Nagy, Pulgar, Krisetic, De Maio, Layoun, Awasawi, Gerson Silva mi pare che è, e Antonio Milan. Bella questa palla per Kozak, che può difenderla. Vai Piazza, mettila Piazza. Ok, Zanellato, pallone dentro, Martigno, Piazza, allarga il gioco, viene fermato Agi. Occhio a questo Bologna, tiene palla con Giaccherini, Giaccherini può metterla dentro, Teglio interviene sul pallone, però qui sbaglia l'appoggio, attenzione ancora al Bologna, può uscire fuori un'azione pericolosa, Izzo! E arriva il vantaggio del Bologna purtroppo, 1-0 per loro, ci siamo fatti sorprendere lì, passaggio sbagliato a centrocampo e Rizzo ci ha punito. Dai ragazzi, svegliamoci, Piazza vede Kozak, ma non ci arriva. Vai che l'azione è bella. Vai che l'ha presa Kozak, difendila, bravissimo, allarga il gioco, Martigno. Martigno la tiene, vede Kozak, ancora Kozak, come ha fatto a perdere quel pallone, maledizione. Vai, svegliamoci ragazzi, siamo al 31esimo, tienila Martigno, bravo. Vai Piazza, mettila dentro, Kozak. Kozak sbaglia tutto, sempre lui. Vai, ripartiamo da dietro, cerchiamo di costruire, ecco. Layoun, ho detto costruire, mannaggia, ma perché si sono presi Layoun che è un ottimo giocatore? Dai che ripartiamo, Kozak, la tiene Kozak, vai fallo salire a Martigno, bravo, mettila dentro, bellissima questa palla, Piazza di ritorno dall'infortunio, non ci arriva. Bello l'anticipo di Ateboer, Ateboer la mette dentro, perfetta questa azione, dai che stiamo dialogando bene, Agi vede Kozak, l'azione ragazzi non è finita, crediamoci, bella questa palla, Kozak la mette dentro, Piazza col destro, la parata, vai Martigno subito, ancora parata, no, pallone allargato, 45esimo, sappiamo che su FIFA è pericolosissimo, Giaccherini entra in aria, Mikai c'è, dai ragazzi, subito Kozak a fare il tank, a tenerla, non filtra questa palla, bravissimo Krešić a recuperare questo pallone, dai che ripartiamo ragazzi, dai mettigliela subito, vai Kozak, falla salire, no, raga, l'anno prossimo, prima cosa, anche se qui è stato bravo, no, fallo, prima cosa dobbiamo prendere una punta centrale, tutto il budget ce lo buttiamo veramente tutto là. Dai che buona stazione, vai Kozak, tienila, mettila dentro, vai che c'è Piazza, non riesce a calciare bene. Oddio che bella azione che stiamo creando ragazzi, Teglio la mette dentro, bello il pallone, vai dentro, mannaggia lui che non scatta, sembro Ciccio Graziani. Gullo, mannaggia a te, dai mettila, vai Piazza, vai che l'hai visto di testa, vai che è ancora buona, Piazza la mette dentro, Martigno col sinistro, palla fuori di pochissimo. Vai Piazza, in campo aperto ragazzi, Piazza può andare, di ritorno dall'infortunio, oddio, Piazza si è fatto tutto il campo, Piazza, entra in area, Piazza, no vabbè raga, ma che ha parato quel portiere, bravissimo Agi, mettila dentro, dai così, Piazza col destro, traversa, vabbè ma che sfiga ragazzi, che sfiga, vai che l'azione non è finita, io ci credo ancora, dai che non possiamo essere così sfigati fino alla fine, Kozak perde palla.
Vai Teglio che hai visto Martigno. Martigno, mettila dentro per Kozak. Colpo di tacco. Che fai, tacchi, Kozak? Dai che siamo all'84esimo. Bravo, metti la piazza, mettigliela. Vai Kozak, Kozak, sempre un comodino. Allargala Teglio. Bravissimo, vai Teglio. Martigno, prova a metterla per Teglio. Anzi no, per Piazza, che si butta a terra. Finisce il match, ragazzi, purtroppo perdiamo 1-0, ma giudicate voi dagli highlights che vi ho messo, ragazzi, cioè... abbiamo veramente giocato solo noi il secondo tempo, magari il primo tempo no, ma il secondo tempo abbiamo assolutamente meritato almeno il pareggio come minimo, però vabbè, non importa, purtroppo siamo andati a perdere questa partita. Facciamoci gli allenamenti, vediamo se sale qualcuno. Agi, Agi diventa un 72 e può tornarci veramente utile ora che sta tornando anche Lombardi, così lo alterniamo. E poi qui ragazzi salta l'accordo Iocolano col Parma. Io non potrò mai vendere nessuno in questa carriera. Ok ragazzi, adesso arriva la Spal, o meglio andiamo noi in casa della Spal che come abbiamo detto ci simuliamo. Vediamo se riusciamo a fare bene con la Spal, si apre uno spiraglio di salvezza ancora meglio. Ateboeri infortunato, vantaggio Agi, poi pareggia Borriello. Quanta esperienza del Borriello, tra l'altro la Spal... Secondo me è una formazione anche nella realtà in Serie A che ha una buona squadra, cioè veramente secondo me sanno veramente giocare a calcio. E qui ragazzi siamo ancora sull'1-1 che nella peggiore delle ipotesi non lo butterei via, vediamo, finisce 1-1, va bene, fuori casa, scontro salvezza tra virgolette, ci può stare, anche perché la Spal è ultima in classifica. Abbiamo ben 4 punti di vantaggio su Pescara, ce li dobbiamo tenere stretti. E ragazzi, adesso in casa affrontiamo la Roma, partita che dire difficilissima e dire poco, veramente sarà una sfida assurda. Allora, voglio mettere Piu qui sulla sinistra, Piazza gioca assolutamente la nostra arma in più, poi gioca Ivan come punta, facciamo giocare Cherry questa volta, il centrocampo va benissimo, in difesa io farei giocare Masi e Krešić, poi Hakimi, Ateboer e Mikai in porta. Quindi direi che questa è la formazione per provare a fare qualcosa contro la Roma. Leggenda 4 minuti sereno, si va nel match. Si comincia, ragazzi, però dobbiamo vederci la formazione della Roma. Vediamo un po'. Schick, Castillejo, Brandt, De Rossi, Nainggolan, Gonalon. Diciamo che hanno cambiato un po' l'attacco, le due ali d'attacco. Peruzzi sulla destra come terzino. Non è male, anche Bernat cambiato. Vediamo che combiniamo. Ma che buona Piazza! Ti prego, Piazza! No, vabbè, ma se ci sbagliamo questi gol contro la Roma è finita. Bello questo recupero. Ma che buona Piazza! Ancora Ellison. Vabbè, Piazza, però dimmelo se non vuoi segnare. Vai, Ivan, mettila dentro. Zanellato col destro, Ellison! Mamma mia, bombardiamo la Roma al momento. Vai che buona, Piu, Piu, il vantaggio di Piu! Dopo che stavamo attaccando come le bestie! Mamma mia, Piu ci crede anche io! La mossa giusta al posto di Martigno, colui che abbiamo sempre sostenuto, Piu, ci porta in vantaggio! Sì, così, dai che l'azione è buona! Mezzo contropiede, vai Cherry, Cherry, sei un mascarpone là davanti! Bella Tebor, questo Cherry, Cherry, deve attendere Piazza, Piazza inserisciti. Oh, quel bastardo mi ha fatto muro. Ecco, perfetto. Calcio di punizione, ragazzi. Proviamo il nostro schema. Proviamo lo schema Ricky, che adesso è, direi, proprio fondamentale. Vai Ivan, crediamo in te. Vai Ivan, metticela dentro. Finta! Mannaggia, mi ha fregato. Ancora qui Piu, che si appoggia dietro, meno male. No, ce l'hanno recuperata dopo. Bellissimo questo pallone recuperato da Piu. Vai Piu, vai Piu, vai Piu, vai Piu, mettila dentro. Perfetta, no, Peruzzi. Sì, che stiamo ancora avvolgendo la Roma. Mettila dentro. Piazza! 2-0. Ma che partita stiamo facendo al San Nicola contro la Roma? Spettacolo puro. Bellissima questa palla in profondità per Ivan. Ivan, Ivan, mettila dentro. Ok, qui c'era fallo, ma l'arbitro fa continuare. Mettila dentro, Piazza! Non ci arriva lì la punta. La palla è ancora nostra, ma niente da fare. Mamma mia, che anticipo secco qui. Bellissimo questo anticipo. Vai così, Piu. Entra in area, Piu, Piu. Il sinistro di Piu, palo incredibile. Sì, così fai da sponda, Cherry. Bravissimo, ricominciamo. Ancora Zanellato, ragazzi. Azione avvolgente da parte dei nostri ragazzi. Bellissima questa palla. Vai così, Piazza. Scarica lo sto destro. La palla resta lì. Mettila ancora, Piu, Ellison.
Attenzione, brutto errore! No, no, Chic! Mamma mia, palo, che culo! Ragazzi, Piu è in solitaria qui sulla fascia. Vai, Piu, rientra. Bellissima questa palla. No, non è bellissima. Oddio, Piazza! Piazza, Piazza, ragazzi, Piazza può entrare in area! Piazza, e dove vai? Aspettiamo solamente il fischio finale, ragazzi. E nel frattempo, addirittura partiamo in contropiede. Quindi, meglio di così, vai Ivan il terribile. No, Gonalon ci ferma e finisce il match, ragazzi. Andiamo a vincere 2-0 contro la Roma. Chi se lo aspettava, veramente? Questi valgono 6 come punti, ragazzi. Non valgono 3 punti, valgono 6 punti perché l'abbiamo proprio annichiliti. Veramente non ci hanno capito assolutamente niente. E quindi, ragazzi, bellissimo. Teniamo anche il Chievo adesso dietro di noi, alla grande. Ragazzi, ho cambiato alcuni allenamenti, quindi vediamo se portano a buon fine. Vediamo, non sarà nessuno, però dai, stanno crescendo bene i nostri giovani. Ragazzi, dato che ho veramente finito la voce, mi simulo questa partita col Sassuolo, tanto alla fine è finito il campionato, siamo 16esimi, quindi giochiamo anche in casa, quindi direi che possiamo simularcela. Allora, vediamo un po' che succede. Dai, Bari. Hakimi! Non lo so come, ragazzi, ma è assurda la voce che se ne va. Non ero abituato a registrare ancora così tutte le partite, ne ho portate comunque due, penso per il momento possono andare. Agi! Segna Agi! Vai, ragazzi! Vinciamo 2-1! Andiamo così, ragazzi, andiamo così. Perfetto, facciamoci un secondo gli allenamenti. Stesso con voi. Dai, fammi salire qualcuno. Kaprados e Diakate alla grandissima, ragazzi. Va bene così. Attenzione, ragazzi. Arriva un'offerta assurda. La dirigenza della squadra fiorentina sarebbe lieta di offrire la panchina del club dopo aver seguito i suoi risultati con la formazione Bari. Riteniamo che lei possa essere l'elemento giusto per far crescere il nostro club. Siamo disposti a offrire uno stipendio annuale di 92.000 euro, che è molto. Ci auguriamo di avere presto una sua risposta. Ragazzi, vi lascio un sondaggio qui nelle schede, mi raccomando, votatelo per sapere se volete che vado alla Fiorentina adesso nella prossima stagione oppure che resto sulla panchina del Bari. Questa è una carriera che continua sempre negli anni, come vi ho detto dall'inizio. Quindi potete decidere voi, faccio decidere a voi, fatemi sapere, mi raccomando. E quindi, ragazzi, direi che con questo colpo di scena finale vi posso chiudere l'episodio. Nel prossimo episodio giocheremo con l'Atalanta, la Juve, l'Inter e la Cremonese e finiremo la stagione. Quindi, ragazzi, importantissimo, votate il sondaggio, fatemi sapere, un bel mi piace di supporto, iscrizione al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ragazzi!